Allora, io sindaco Comune di Valgoglione giuro di rispettare lealmente la Costituzione italiana. Grazie. Questa sera presso la sala consigliare del Comune di Valgoglione si è insediato il nuovo Consiglio Comunale da me presieduto. È un Consiglio Comunale formato da 7 consiglieri di Nuovo Valgoglione e dai 3 consiglieri di minoranza di Valgoglione Unita. Inoltre questa sera abbiamo nominato anche la commissione elettorale e anche l'altra commissione che è di obbligo per quanto riguarda il primo Consiglio Comunale. Ho fatto un'ulteriore nomina in qualità di sindaco per i nuovi assessori e ho aggiunto, per aiutare il loro forte lavoro che dovranno fare per i prossimi 5 anni, diversi delegati, alcuni all'interno del mio gruppo come consigliare e alcuni anche come cittadini di Valgoglione. Il primo assessorato, quello ai servizi alla persona e ai servizi sociali, all'ASL e ai vari servizi alla persona, e viene nominato Graziella Semperboni. Graziella Semperboni fungerà anche da vice sindaco del nuovo mandato amministrativo. Lei avrà a disposizione 3 delegati che gli daranno una mano al compimento del suo programma, che sono Mirko Bonacorsi, che si occuperà della scuola, si occuperà del BIM e dell'aspetto culturale dei forni di Gavazzo e delle miniere di Lizzola. Staffieri Camilla, che si occuperà della casa di riposo e della biblioteca comunale, e Simoncelli Fabio invece, che si occuperà di sport, associazioni e volontariato, pista di fondo e l'ostello della gioventù. L'altro assessorato molto importante è quello di Rodigari Arturo, che si occuperà di patrimonio, edilizia e opere pubbliche. Lì avrà a disposizione 3 delegati anche lui, Rodigari Steven, che si occuperà del patrimonio, soprattutto quello rurale, le strade agrosilvopastorali, si occuperà dei rifugi alpini, dei sentieri, della pista ciclabile. Rodari Ernesto, che si occuperà in un aiuto principale all'assessore per quanto riguarda le opere pubbliche, e Bonacorsi Egidio invece per quanto riguarda gli acquedotti e la depurazione. Inoltre a questo assessorato si affianca anche l'ingegner Duilio Albricci, che assieme al sindaco seguirà principalmente l'edilizia privata e la redazione del piano di governo del territorio. L'ultimo assessorato, e non per ultimo per importanza, è quello del turismo, bilancio, tributi e commercio. Lì abbiamo un assessore di Lizzola, Tognoli Elda, che avrà anche lei a disposizione 3 delegati. Conti Claudio, che era vice sindaco nella precedente amministrazione, che si occuperà di commercio, distretto del commercio e consorzio turistico, promoserio e turismo sul serio. Sabelloni Sabrina, che si occuperà di bilancio, di tributi, del bull regionale. E poi per ultimo il cittadino Semperboni Walter, che si occuperà invece degli impianti di risalita di Lizzola, del consiglio di amministrazione della società degli impianti di Lizzola e del comprensorio sciistico.